secondi, se l'è rimesso in testa. Non ti devo stare parlando. Con un grande abbraccio, no, saluto. Ma li devi mettere con della. Sì, no. Adesso ti fa vedere con cosa la mette. Adesso si vede anche con cosa lo mette. Un abbraccio e saluto Luciano Passirani. Che ma Luciano Passirani l'ha preso con molta più sportività. Ma certo, ma lui è una persona di classe. Perché è stata una simpatica. Insomma, siamo alla fine della partita, Roberto e Franco. Ecco, noi non l'avremmo fatto, visto che l'ha fatto Striscia così. Chiariamo anche, non è successo niente di particolare anche per tutti quelli che ci stanno scrivendo. No, se no pensano una tragedia. Ecco cosa è successo ieri, guardate. Di un collega! Di un collega che ha la stacchiamo. Andiamo immediatamente. Due no, però però bisognava farlo, scusate, però prendo in pugno perché nessuno è più in grado di connettere. Bisognava farlo rivedere anche stavolta a ridosso della pubblicità, perché adesso c'è un settore che non è più in grado di connettere. L'altro va su YouTube per rivederlo 800 volte. No, dico che può succedere. No, volevo dire che tanto avendolo visto a Striscia, molti si sono chiesti dove è finito il. Allora, a questo punto. Però, fermati, però c'è anche un dettaglio che vi invito a scoprire da soli, molto più gustoso della caduta però, di sé, perché l'interiezione che rivedendo la prima, non so se davvero l'abbia presa bene, perché ho visto lui ha detto che l'ha presa bene, no, non benissimo, bene non benissimo, c'è un'esclamazione, c'è un labiale da criticare, c'è un labiale da criticare, abbiamo visto, poi mi fate tutti schifo del primo no, ho rispetto solo per Renga, per Melli che hanno dimostrato molta più compostezza in una situazione veramente gli ha fatto un danno d'immagine. Dai, beh, pensa se avesse fatto a me una cosa del genere, che so 20 anni che campo con queste pupazzate. È un danno grosso che gli hai fatto. No, invece ragazzi. Ma è preto intenzionale, va al di là dell'intenzione. Non c'è dolo ma c'è colpa. Voglio sapere il costo di sta roba, mi dice Meli qual è? Ha detto che ha speso di ma dov'è il culo? No, allora volevo chiuderla qui, nel senso che sembrava che poi noi fazzoletto. Volessimo. No, ma devi, Ravezzani, devi proibire. E Quirico, hai visto, se l'avessi cacciato un attimo prima, sapete. Però lo dovevi cacciare un'altra volta. Voglio dire questo in conclusione, e cioè è stato un momento così che ha. Tra l'altro, che motivo c'è per applaudire in una partita biscottata un'altra? Che motivo c'è? Comunque, motivo c'è? Un grande abbraccio ecco a Luciano che è stato un abbraccio di solidarietà a Falzirani, protagonista di questa cosa. L'abbiamo, ecco, abbiamo sorriso e penso che poi alla fine ci sia una parte di passione, di rabbia, ma anche di, ecco, poi di ieri, divertimento per solidarietà. Io poi per solidarietà ieri io mi sono messo il parrucchino per imitare Conte. Però questo è di una razza diversa. Quindi quello è il parrucchino che mi sono messo anche questo. Questa è la tua immagine. Passirai, l'ha capito. Possiamo dire questo di tu ieri per solidarietà. Veramente, credo che Luciano abbia avuto una notorietà straordinaria. Non facciamo replay, vi prego. No. Allora, non lo fanno lavorare più, non insistete. Ma invece è un grande, è un grande, e io gli voglio particolarmente.